In questo video metteremo alla prova tre monitor 4K ad alto refresh rate che attualmente si possono trovare come prezzo tra i 400 e i 450 euro. Andremo a testarne diversi aspetti di tipo funzionale, qualitativo ed estetico e cercheremo di decretare qual è il migliore. Detto questo, iniziamo. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui con questo video comparativo e semi recensione di questi monitor 4K ad alto refresh rate. Perché ho deciso di fare questo video? Perché attualmente su questa fascia di prezzo ci sono veramente tanti, ma tanti modelli molto interessanti e visto che i modelli 4K ad alto refresh rate sono anche scesi molto di prezzo negli ultimi anni, fino a qualche anno fa questi modelli uguali quasi li pagavamo circa 800-900 euro, al giorno d'oggi li possiamo trovare tranquillamente sulla fascia dei 400 euro. Quindi sì, non parliamo di monitor super economici, ma neanche di monitor di fascia altissima. Per questo motivo credo che possano essere considerati tra molti ormai che vogliono costruirsi un PC di fascia medio-alta oppure vogliono utilizzare la propria console con uno di questi modelli. Ovviamente tutti i dettagli dopo avervi ricordato di iscrivervi qua sotto al canale, attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre invito anche a seguirmi sui miei due canali Telegram di offerte, dove troverete tutte le offerte riguardanti hardware e videogiochi nuovi, mentre l'altro canale riguarda l'usato. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. Infine vi ricordo anche di seguirmi su Instagram e su TikTok, così da non perdere nessun video breve che viene se no tagliato su YouTube. Detto questo, partiamo subito. Ma quindi, che modelli andremo a vedere oggi? Beh, si tratta di tre monitor di brand differenti, seppur molto simili sulla carta in termini di specifiche tecniche. Il primo è questo che vediamo qua sul bancone, che è un Acer Nitro XV272KLV. Che veramente nome più astruso non potevano trovarlo, ma sappiamo bene che i produttori di monitor sembra che battano i tasti a caso sulla tastiera quando devono dare dei nomi ai propri modelli. Ad ogni modo, questo è un modello da 27 pollici. Tra parentesi, anche abbastanza sconosciuto perché su internet ho trovato veramente pochissime informazioni a riguardo, se non appunto i prezzi che si trovano, cioè il prodotto su Amazon sui 430 euro. Anche se ho visto ad agosto tramite Kipa che era sceso a una cifra bassissima, tipo 340 euro, anche se per poco tempo. E ovviamente, tornando alle caratteristiche tecniche, sì, parliamo di un monitor 4K 27 pollici con pannello IPS e refresh rate che arriva fino a 160 Hz. Come connettività abbiamo ovviamente DisplayPort e HDMI 2.1 e inoltre anche un USB tipo C, il che ci permetterà di collegarlo senza problemi anche a computer come MacBook e quant'altro, il che lo rende davvero molto interessante. Come ergonomia, secondo me, questo è il modello migliore che andremo a vedere oggi. Infatti permette rotazione di 360 gradi, visto che la base è mobile, insomma può ruotare su se stessa, si può mettere anche in verticale, quindi in 9 sedicesimi, si può inclinare come vogliamo, e quindi sostanzialmente è un monitor che ci permette di fare in termini di rotazione e mobilità tutto quello che ci pare, e questo è sicuramente un punto a suo favore. Sono presenti inoltre anche gli speaker integrati, che pur non essendo di altissima qualità, il loro lo fanno e almeno ci sono, visto che in diversi monitor, tra cui anche un prossimo modello che andremo a vedere fra pochissimo, non li ha, e quindi è un punto anche questo a favore di questo Acer. Per quanto riguarda le certificazioni, questo Acer è certificato HDR 600, il che lo rende davvero un buon monitor con un'ampia gamma di colori, e questo fa sì che possa essere indicato anche per un utilizzo, diciamo, senza calibrazione, da un punto di vista magari per chi vuole fare più foto editing, video editing, senza ovviamente andarsi a svenare dal punto di vista del prezzo e senza richiedere una calibrazione aggiuntiva, che per carità fa sempre bene. Però devo dirvi, almeno col colorimetro che utilizzo io, che è uno Spider-X Pro, non ho ritrovato, ecco, dei miglioramenti sostanziali, anzi in alcuni casi secondo me la calibrazione andava anche un po' a peggiorare la situazione di questo monitor. Unica pecca a mio parere di questo monitor è il fatto che non presenta nessun
suo menu integrato un pulsante per ripristinare le impostazioni di fabbrica, visto che se andiamo a toccare le varie impostazioni di luminosità, contrasto, colore e quant'altro, non possiamo effettivamente tornare indietro sui nostri passi. Quindi questo potrebbe essere un po' uno svantaggio. Però alla fine anche dal punto di vista del menu è molto completo per il resto perché offre anche diversi preset da poter utilizzare ed effettivamente sì, dal punto di vista dei settaggi non manca nulla se non questa opzione di cui vi ho appena parlato. Come vi dicevo prima, presenta l'HDMI 2.1, il che lo rende perfettamente compatibile con PS5, PS5 Pro, Xbox Series X ed S in 4K 120 Hz, avendo anche il variable refresh rate. Pur però non avendo il G-Sync, questo passando all'ambito computer, può essere comunque abilitato visto che ha il VRR, FreeSync Premium, quindi in sostanza Acer probabilmente non ha pagato Nvidia, non lo so, comunque non ha la certificazione G-Sync ufficiale, ma vi ripeto, possiamo abilitarlo e funzionerà senza problemi. Passato bene o male in rassegna questo Acer Nitro, direi ora di passare al prossimo modello, che è un LG 27GR93U-B. Anche in questo caso veramente i nomi del monitor migliori non potevano trovarli. E questo invece è un modello molto molto famoso e che si può trovare facilmente su Amazon sui 430 euro, spesso anche 400 euro spaccati, ed è un modello molto molto interessante per il semplice fatto che di fabbrica, vi dico subito, esce con una qualità di colori veramente allucinante. Io non so se è stato un caso proprio il modello che è arrivato a me, però devo essere sincero, abbiamo una copertura anche post calibrazione, ma vi dico anche prima della calibrazione, insomma, i colori erano stupendi e mi ha lasciato impressionato perché è veramente molto molto alta qualitativamente parlando e per questo motivo potrebbe essere una valida scelta per tutti coloro che hanno un bisogno di un'ottima qualità di colori sul proprio monitor perché necessitano anche di lavorare in questo ambito, magari senza però spendere un patrimonio su un modello di monitor ancora più accurato. Però per 400 euro questo è sempre un modello 27 pollici con pannello IPS 144 Hz e ovviamente tutto il supporto, in questo caso ufficialmente del G-Sync, FreeSync Premium, VRR, quindi compatibilità anche con PS5, Xbox e quant'altro. E le uniche pecche a mio parere di questo modello sono il fatto di non avere degli speaker integrati, quindi sì, se non abbiamo delle casse dedicate oppure delle cuffie, magari vogliamo utilizzare l'audio del monitor, in questo caso non possiamo. E l'altra pecca, a mio parere, è il fatto che in termini di ergonomia non si possa ruotare sul suo asse e quindi sostanzialmente abbiamo il monitor che lì è e lì rimane. Possiamo però inclinarlo, quello sì, e anche metterlo in 9 sedicesimi, quindi metterlo in verticale. Per questo motivo comunque rimane un buon monitor, sicuramente sì. Certo è che se avete delle esigenze particolari, soprattutto magari di mostrare le cose a dei colleghi o magari state in stanza con qualcuno a cui dovete mostrare le cose e vi capita di dover ruotare il monitor, beh, con l'Acer e anche con il prossimo modello che andremo a vedere sarà molto semplice farlo, con questo LG sarà un po' più complicato. Però al di là di questo, le altre forse pecche potrebbero essere le plastiche posteriori che sono un po', diciamo, grigiette scuro, ma non nere, quindi non so, sembra un po' un plasticone, però almeno ecco, ha un'illuminazione LED RGB posteriore molto molto piacevole, questo LG, che lo rendono davvero un monitor ideale anche per una postazione da gaming che ecco non debba essere stravolta più di tanto, quindi se lo mettete lì, lo lasciate lì, siete a posto e questo fa sicuramente il suo lavoro. Quindi direi ora di passare in rassegna l'ultimo modello di monitor, che tra parentesi non è una novità in questo canale, e poi direi di passare alle considerazioni finali. Il modello in questione è il Samsung Odyssey G7 del 2023, il nome completo sarebbe G70B, che
che è un modello 4K 144 Hz da 28 pollici, quindi un pollice in più rispetto ai modelli che abbiamo visto prima. Come per i modelli già visti, anche questo Samsung monta al suo interno un pannello IPS, con ovviamente la compatibilità con G-Sync, FreeSync e VRR, il che lo rende ideale al di là del gaming per PC anche su console, quindi piena compatibilità con PS5, PS5 Pro, Xbox e quant'altro. Come feature aggiuntive, anche in questo caso abbiamo un modello con speaker integrati, che però reputo superiori rispetto a quelle dell'Acer e ovviamente superiore rispetto a quelle dell'LG che non le ha, però come altre feature interessanti ritroviamo la funzionalità di smart monitor in questo Samsung Odyssey G7. Come molti Samsung Odyssey, credo praticamente la maggior parte, presenta il suo telecomandino dedicato che può essere ricaricato con USB-C e il monitor è sostanzialmente uno smart monitor, come vi ho appena detto, che vi consentirà di poter utilizzare applicazioni dedicate, connettersi a internet e poter utilizzare anche funzionalità smart, quindi insomma, tutto il collegamento tra applicazioni e monitor verrà reso più semplice e potrà essere utilizzato anche standalone, quindi senza un dispositivo come un computer o una console collegato. Passando alla qualità effettiva di questo Samsung, devo essere sincero, a stock non fa impazzire, nel senso che probabilmente anche per abitudine e quant'altro, mi ricordo anche quando l'ho presi ormai un anno e mezzo fa, mi aveva lasciato un po' stranito, nel senso che basta poi andare a regolare magari un po' la luminosità o il contrasto dalle impostazioni del monitor e si risolve tutto. Però, come accuratezza, secondo me, in questo caso caricando un profilo ICC dedicato o facendo direttamente una calibrazione con un colorimetro, come ho fatto io nel mio caso, sarebbe la cosa migliore, perché una volta calibrato questo Samsung davvero risplende e magari sì, non arriverà alla qualità di colori dell'LG, però, devo essere sincero rispetto anche a questo Acer. Credo, almeno soggettivamente, mi sembra di vedere dei colori migliori. Alla fine, per un utente, magari gamer, secondo me la differenza è abbastanza sottile. Questo Samsung, come ergonomia, è una via di mezzo tra l'LG e l'Acer, nel senso che anche quest'ultimo si può mettere in verticale, quindi 9 sedicesimi, si può inclinare e può ruotare anche se non di tantissimo effettivamente. Sono rotazioni veramente molto molto contenute, sicuramente non eccezionali quanto queste dell'Acer, che può ruotare a 360 gradi. Davvero questa è una cosa che mi ha stupito molto, cosa poi difficile che avvenga, visto e considerato che ci sono anche i cavi che devono collegarsi al monitor, quindi se andiamo a ruotarlo 10 volte ovviamente verrà un intreccio molto intricato di cavi. Quindi sì, questo Samsung si posiziona a metà tra i due. Quindi direi ora di passare alle considerazioni finali, cioè qual è il monitor effettivamente migliore? Beh, è difficile dirlo perché dipende da diversi fattori. Il primo è sicuramente quello del prezzo, perché sì, vi ho detto, avete visto da titolo e copertina, sono monitor che oscillano tra i 400 e i 450 euro. Però dipende perché in alcuni periodi alcuni modelli sono scesi e sicuramente scenderanno sui 400 spaccati, a volte anche meno, quindi 350-360, e a quella cifra ovviamente bisogna considerare a quanto sono i competitor. Magari se questo Acer scendesse a 350 mentre il Samsung in quello stesso momento salisse a 480 euro, ovviamente ci sarebbe una bella differenza di prezzo. Quindi anche questo è sicuramente da valutare, però vi dico, se consideriamo parità di prezzo per tutti e tre i monitor, l'unico fattore che sarebbe da chiarire prima di andare a fare l'acquisto è che tipo di utente sono, nel senso che se sono più che altro interessato al gaming, probabilmente un modello come questo Acer forse è la cosa migliore, nel senso che al di là del fatto che arriva fino a 160 Hz come refresh rate, quindi un pochino di più alla fine non cambia chissà che cosa rispetto ai modelli da 144 Hz, abbiamo già di base dei buoni colori, degli speaker integrati e la possibilità anche di utilizzare il monitor, insomma, ruotandolo un po' come ci pare. Questo sicuramente è un bel vantaggio. Dalla sua, però, passando all'LG, abbiamo una qualità di colori davvero eccezionale anche a stock, però
c'è la mancanza degli speaker e l'impossibilità di ruotare il monitor sulla nostra postazione. Questa è una cosa che, diciamo, a me dà un po' fastidio, però magari se voi utilizzate direttamente delle cuffie, appunto, lasciate il monitor lì dov'è senza sfiorarlo di un millimetro dopo che l'avete piazzato, potreste sorvolare su questi aspetti. Il Samsung, d'altro canto, è il modello che appare un po' più completo. Con le funzionalità smart, il fatto che sia 28 pollici, certo è 144 Hz e non 160, però la cosa che come qualità di colori dovrete un pochino smanettare lì sul momento, ripeto, non parliamo di cose gravi, magari lo accendete, vi va benissimo, quello è poco ma sicuro, la maggior parte della gente sarà così, però per chi è più perfettino, diciamo, dovreste sicuramente andare un po' a smacchinare con i settaggi. Però per il resto ecco un monitor su cui si possono muovere veramente pochissime accuse, ma in ogni caso tutti questi tre modelli che abbiamo visto parliamo sicuramente di monitor non di fascia bassa e mi verrebbe da dire di fascia media, medio alta e per questo motivo non sono monitor scadenti, nessuno dei tre. Per giungere alle conclusioni effettive, io ovviamente vi lascio linkati tutti questi tre modelli qua sotto, però mi raccomando, prima di acquistare controllate i prezzi che hanno. Quindi io personalmente non ho un consiglio specifico da darvi, nel senso che sì, se siete più indirizzati al gaming potrebbe convenire forse questo Acer, mentre se cercate più la qualità dei colori forse l'LG, però ripeto, ognuno ha un po' qualche vantaggio e svantaggio anche se si parla veramente di piccolezze. Quindi detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto, anche se è un po' diverso rispetto a quelli che vediamo di solito qui sul canale, comunque è un argomento a mio parere molto interessante questo dei monitor e per questo video devo ringraziare sicuramente il mio amico Lorenzo che mi ha prestato due dei modelli che abbiamo visto, cioè l'Acer e l'LG, mentre il Samsung, come saprete, è il monitor che utilizzo, diciamo, tutti i giorni sulla mia postazione. Sicuramente in futuro vedremo anche qualche altro modello, forse anche di fascia più alta, OLED, e per questo mi raccomando, rimanete sintonizzati attivando la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Mi sembra di aver detto tutto, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!